Ciao a tutti ragazze, come state? Tutto bene? Noi più o meno c'è Beatrice che ha un po' di febbre, non sta tanto bene. Voi invece ragazzi come state? Spero bene. Oggi la giornata è iniziata da poco, solo che abbiamo già fatto colazione. Adesso andiamo al piano di sopra così ci vestiamo. Allora inizio col vestirmi prima io naturalmente. Voi piccolini state qui. Allora, io oggi credo di andarmi a mettere. Sono indecisa, però credo questo. No, non mi piace tanto questo. No, questo. Sì, è abbastanza carino, devo dire. Ok, allora, Christian, io ho già cambiato il pannolino. Ok. Allora, ci resta di vestire solo alla piccola Beatrice, che io direi di mettere questo qui perché, appunto, considerando che ha la febbre, meglio vestirla abbastanza pesante. Adesso, ragazzi, io mi siedo un po' qui. Allora, aspettate, sto scherzando. Allora, lui. Allora, voi due. Rimanete qui, tanto io ho abbastanza fiducia in Bea e so che non gli farebbe fare male assolutamente a suo fratello. Mentre io mi dedico un po' qui alla lettura. E leggo, penso di andare a leggere questo libro qui che parla di vampiri ed è davvero 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 bellissimo. E si intitola Twilight. Non so chi ha visto il film, ma io ho guardato 100.000 volte il film e siccome ne sono praticamente ossessionato, ho comprato anche il libro. Ok, ho letto all'incirca un 5-6 pagine. E penso che comunque sia arrivato il momento di andare a controllare quei due pestiferi cosa stanno facendo. Ah, almeno non avete messo casino in tutta la stanza, ma siete solamente rimasti qui a disegnare un po'. Fammi vedere il disegno che hai fatto. Questo, mamma, già l'avevo iniziato, però adesso l'ho finito perché ho colorato tutti gli spazi bianchi. Bravissima, tesoro. Dovrei cercare di appendere da qualche parte una bacheca. Per appendere tutti i vari disegnini che fanno i nostri bimbi. Allora, qui non c'è assolutamente spazio. Nella cucina neanche. Nel mio studio invece c'è. Adesso penso di andarla ad appendere qui. Ok, l'ho appesa, adesso vediamo. Va benissimo, così qui possiamo appendere tutte le varie cose. Tutti i vari documenti e anche i disegni. Che mi fa la mia piccola Beatrice, che poi mi farà anche il piccolino. Adesso incomincio già a mettere qualche cioccolatina dentro la loro calza, in modo tale che poi, non lo so, ci possano rimanere contenti. E salgo al piano di sopra e li vado a recuperare. Ok, andiamo a prendere Bea e Christian. Allora ragazzi, ho appena appeso una bacheca nel mio studio, così almeno. Ok ragazzi, siccome ancora sono le 11 e non è totalmente ora di pranzo, rimanete un po' qui sul divano, perché a me è arrivata una telefonata e devo svolgere un sacco di lavoro. Quindi adesso vediamo come organizzarmi il piano, perché allora. Un po' più qui mettiamo il mio quaderno perché dovete sapere che io faccio l'avvocato, però faccio l'avvocato da casa, giustamente, perché non ho il tempo necessario per andare al lavoro, eccetera, eccetera. Perché comunque avendo due bambini, il marito, la casa, gli animali e tutto quanto, praticamente non ho il tempo a disposizione. Quindi devo lavorare da casa, però comunque sempre vengo pagata perché lavoro
tramite appunto un'azienda e robe simili. Allora, questo qui non ci sta da nessuna parte, quindi vado a mettere qua sotto momentaneamente. Ok, e devo prendere questa qui perché devo scrivere vari avvenimenti e quindi mi serve. Ok, richiudiamo il mio armadio e mettiamoci all'opera. Allora, il quadernetto lo mettiamo un po' più in qua. Ok. Da una mano il computer e con l'altra mano cercheremo di digitare tutti i vari avvenimenti. Ok. Primo documento, ragazzi, è stato fatto. E direi che sia il caso di andarlo a appendere qui. Com'è che non ci ho pensato prima ad appendere una bacheca? Nel mio studio non lo so perché serve tantissimo, perché posso, perché io poi scrivo tutti questi fogli, documenti, fogli, protocolli, eccetera, eccetera, e poi li perdo perché poi li ritrovo sparsi per casa, perché ho Beatrice, siccome è molto monella, fa la brava solo quando registriamo perché si vuole fare vedere grande, li prende e se li porta nella stanza e li legge. Infatti cerco sempre di mantenere termini abbastanza normali, ecco. Comunque continuiamo, ragazzi, non prendiamoci in chiacchiere. Ok. Il secondo è fatto anche e momentaneamente ho finito perché non ci sono più altre cose che mi interessa scrivere o comunque rapportare. E adesso mi metto un po' qui comoda. Buh, buh. Oddio, cos'è successo? Oddio tesoro, che succede? Che succede? Respira, calma. Mamma, non mi sento bene, mi viene da vomitare, voglio andare all'ospedale. Oddio tesoro, sì, subito. Aspetta, chiama papà, lo faccio venire a casa così almeno rimane con Christian. Aspetta un secondo, bevi un po' d'acqua, non lo so. Bevi un pochettino d'acqua. Mamma. Tesoro, no, non fare così. Mettiti qui, aspetta un secondo, chiama papà. Non piangere. Oddio, 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 io mi impanico troppo quando succede questo. Amore, torna a casa. C'è Beatrice che sta male. Devi rimanere a casa con Chris e non la devo portare all'ospedale. Apri. Oddio, sì, arrivo. Dov'è la bambina? Dov'è la bambina? Vieni, vieni, andiamo. È nel salone. Tu te rimani a casa con Christian, io la porto all'ospedale. Ok, però tienimi avvisato, amore. Ok. Amore del papà, che cosa hai? Papà, mi viene da vomitare. No, tieni. Ciao, piccolo Christian. Andiamo, tesoro. Buongiorno, mia figlia sta male, lei viene da vomitare, cosa posso fare? Signora, si calmi. Sì, mi scusi, ma... Si calmi, adesso le do tutto. Innanzitutto queste. Sono praticamente delle supposte che la faranno sicuramente stare meglio. Adesso può salire al piano dei bambini, ci sarà la pediatra. Che sicuramente le darà aiuto. Ok, però siccome non voglio avere le mani troppo occupate perché voglio aiutare mia figlia, in tal caso gliele lascio qui e poi le vengo a prendere. Ok, signora, non si preoccupi. Saliamo. Qual è il piano dei bambini? Mi scusi, qual è il piano dei bambini? Il piano 2. Ok, piano 2. Eccoci arrivati. Allora, la pedella dovrebbe essere di qua. Buongiorno, salve, dottoressa. Salve, cosa succede?
Mia figlia non fa altro che piangere da un'ora. Oddio, perché? Cosa è mai successo? Dice che le viene da vomitare, non lo so, non lo capisco. Se lo faccio spiegare da lei, io sono nel panico perché è la prima bambina che porto all'ospedale, perché questa è la mia prima figlia. Il secondo mio figlio ancora è piccolo, quindi non l'ho mai portato all'ospedale, non si è mai sentito male, sto panicando. Signora, ascolti, si calmi, perché se andiamo a finire che quella che si sentirà più male sarà lei e non più la bambina. Quindi si calmi. Ok. Allora. Tesorino, mi puoi spiegare bene che cosa succede? Mi viene da vomitare. Non riesco a respirare bene. Non lo so. Ok, forse ho capito. Hai tipo, non lo so, ti senti tipo accaldata. Dolorante. Sì. Ah, allora ho capito. Sentiamo il cuoricino, fammi un bel respiro profondo. Ok, allora il cuoricino va tutto bene. Adesso fammi vedere la gola, apri la gola. Apri la boccuccia. La gola ce l'ha un po' rossa. E fammi vedere invece le orecchie, piccolina. Le orecchie anche quelle un po' arrossate. Signora, innanzitutto la misuro, perché i bambini si devono misurare sempre, perché pure dall'altezza si può capire. Quindi mettiti su qui. Oh, sei l'altezza di ben 50 centimetri, abbastanza alta, devo dire. Sì, lei è abbastanza alta per la sua età. Lo vedo, signora, lo vedo. Allora, piccolina, tu intanto ti mangi una caramella, eh? Che ne dici? Allora, tu intanto ti mangi la caramella. Così è più buona, vero? Beh, sì. Però adesso devo parlare con la tua mamma in privato perché le devo spiegare bene. Ok, dottoressa. Allora, signora, innanzitutto, complimenti per sua figlia perché è davvero, davvero troppo, troppo carina e troppo, troppo educata. Però io le devo dire una cosa. Allora, sua figlia ha l'influenza, cioè ha la febbre, però non è una semplice febbre. Cioè che le comporta dei sintomi diversi rispetto a una febbre normale. Quindi io solo con una punturina la posso aiutare. Quindi se lei mi dà il consenso di potergliela fare, io gliela faccio. Ok, però farà male, cioè vabbè, sì, lo so che non farà male, sentirà solo un pizzico, però oddio. Tranquilla signora, lo so, il primo figlio è sempre così, i primi figli sono le prime paure, le prime esperienze, perché pure io sono mamma. Però deve stare tranquilla, letteralmente, perché questo qui gli farà solo del bene. Ok, se lo dice lei, dottoressa, mi fido. Benissimo. Allora, la punturina da fare in questione è questa qui, rossa. Allora, me la tengo un secondo lei, perché se ci vado direttamente con questa puntura, incomincio a piangere. Tesoro? Sì, dottoressa. Allora, piccolina, innanzitutto ti volevo fare i complimenti perché sei davvero bellissima e troppo educata. Sei davvero bella e brava e buona. Grazie. Ma scusami, ti senti un po' meglio? No, è che se io poi comincio a parlare non ci penso più, ecco, però non sto meglio. Ok. Allora, ascoltami tesoro, ascoltami bene, perché tanto sai, parlo direttamente con te perché vedo che sei davvero molto intelligente come bambina. Allora, tesoro, io ti devo fare una punturina. Che cosa? No, io non la voglio fare. Mamma mi vuole fare la puntura, è cattiva! Ma no, tesoro, tranquilla, non farà male. Oddio, ma la puntura ce l'hai in mano tu! Ah, scappo!
Ehi, piccola, dove stai andando? Mi vogliono fare la puntura. Tu almeno sei buono. Tesoro, non è una questione di cattiveria. Se la dottoressa ti vuole fare la puntura, significa che deve fartela. Dai, ti riporto indietro. No, no, fammi scendere. No, dai, fai la brava. Tenete, fategliela e basta. Sti bambini, io non sopporto i bambini. Allora, tu stai in braccio alla mamma e neanche te ne accorgi, guarda. Uno, due, tre. Ma non è vero, dai, su via. Ah, fatto, finito. Passiamoci la manina e ti do un'altra caramellina, tieni. Oh, era buonissima, grazie. Oh, che amore che sei. Adesso torna a casa, fa la brava. E signora, allora io le consiglio di darle, di comprarle delle supposte nella farmacia che c'è qui sotto. Sì, grazie. Arrivederci. Arrivederci e stia più tranquilla. Lo farò, grazie. Ciao, ciao. Ragazzi, anche questa davvero bruttissima avventura è stata superata. Ciao!